Buongiorno a tutti e bentornati a Fuori Menù. Oggi faremo una ricetta per la rubrica Facile da cuocere. Bene, oggi faremo le zucchine ripiene di formaggio e prosciutto cotto. Allora, iniziamo subito con gli ingredienti. Quindi per questa ricetta serviranno 2 zucchine, 120 g di prosciutto cotto, 100 g di formaggio a fette, del pan grattato, un limone per usare poi la scorzetta, il parmigiano grattugiato, olio, sale, pepe, quanto basta. Allora io partirei subito con tagliare le zucchine. Ovviamente più fine riusciamo a farle meglio è, perché ci servirà poi chiuderle al libretto e quindi se vengono troppo spesse poi vedete voi insomma come vi piacciono. Qua è tutto molto a scelta di chi cucina, forse preferisco questo coltello. Ok, poi ovviamente se preferite voi potete anche metterle su una bistecchiera, farle un pochino grigliate prima e poi metterle al forno, ma vengono ugualmente uguali bene anche senza fare questo passaggio. Io vi do sempre le alternative. Questo è anche un modo un po' furbo per far mangiare le verdure ai bambini a casa, perché gliele fai con un po' di pan grattato, ci metti il parmigiano, ci metti il prosciutto e il formaggio e giustamente il bambino è ingannato e la zucchina se la mangia. Allora, poi ci vuole pochissimo, perché per realizzare questa ricetta ci vuole all'incirca una mezz'oretta, 40 minuti tra preparazione e forno. Quindi pochi passi, semplici ma efficaci. Perfetto. Ultima. Poi se per esempio non siete amanti del prosciutto cotto ci potete mettere qualsiasi altro salume e anche il formaggio ovviamente in base ai vostri gusti, non c'è assolutamente problema. Fontina, brie, quello che vi pare insomma, anche lo stesso gorgonzola, tanto deve venire tipo effetto toast. Ovviamente prima di iniziare mettete anche già il forno bello caldo, così partite subito. Ok, ci siamo. Allora, partiamo subito così. Mettiamo un pezzettino di formaggio. Un po' di prosciutto, chiudiamo a metà, poi in un piatto mischiamo il pan grattato e il parmigiano. Ovviamente il mio è senza glutine. Perfetto. Ok. Mischiamo un pochino. Con un altro piatto
vado ad appoggiare poi le mie zucchine pronte. Allora, olio, poi pan grattato e parmigiano, ambo i lati. Perfetto, e le vado ad appoggiare un attimo qui. Ora, prossima, formaggio, prosciutto, le chiudiamo, olio, e poi parmigiano e pan grattato. Sempre ambo i lati. Dopodiché proseguiamo con tutte le altre zucchine. E una volta completate tutte, le mettiamo al forno. Vi ricordo sempre gli ingredienti per questa ricetta. Quindi due zucchine, 120 g di prosciutto cotto, 100 g di formaggio a fette, pan grattato, scorza di limone, parmigiano, olio, sale e pepe. E poi ovviamente in forno per 20, massimo 25 minuti e poi sono pronte. Ovviamente queste un pochino tiepidine, sarebbe meglio servirle perché sennò vi ostionate la lingua. Ma quelli sono dettagli, perché ovviamente la fame e la gola, quando chiamano, anche quando sono bollenti le cose, noi le dobbiamo per forza assaggiare. Questo è proprio il must dell'essere umano, cioè non ci dicono quando non toccate, invece poi tocchi e ti fai male. Stessa cosa, proprio una cosa da insita nell'essere umano, ma da quando siamo bambini, cioè ci dicono di non fare una cosa, più non ce lo dicono e più noi la facciamo. Incredibile, ma vero. Proseguiamo con le nostre zucchine. Allora, okay. Ah, ovviamente un altro consiglio: se vi volete aiutare con degli stuzzicadenti, potete poi ovviamente fermare il nostro pseudo sandwich in questo modo, così non vi si può aprire, diciamo, durante la cottura. Dove sta? Ecco qui. Il pepe io adesso non l'ho messo, ma se volete potete metterlo all'interno del pan grattato e del parmigiano, perché è un po' a gusto personale. Continua. Ecco, una versione che mi intriga particolarmente, che la prossima volta proverò, è con l'anduja, perché non so, non chiedetemi perché, però mi stuzzica l'idea di avere questi pseudo toast un po' piccanti, e con il silano, che poi tra l'altro è un formaggio tipico calabrese. Quindi ovviamente potete provare con qualsiasi tipo di formaggio e salume. Oggi ho ospiti a cena, quindi già mi preparo per questa sera. Vedete, ne sto facendo 100.000. Dice: ma è tutto a posto, Jessica? No, sì, tutto a posto, semplicemente mi sto portando avanti il lavoro, che poi le porterò appunto a casa. Voi ovviamente siete liberi di replicarlo quando volete, poi mi taggate su Instagram e mi fa super piacere, perché io vi ricondivido. Mi raccomando, imparate bene i passaggi. Benissimo. Questa. Ne faccio giusto altre due, poi così vi lascio in pace, che se vi sarete stufati ovviamente di guardarmi comporre zucchine. E passiamo ovviamente agli step successivi della ricetta.
così. Poi, come sapete, a me piace sempre tutto molto carico, gustoso e con un perché, che le cose sciape non ci piacciono. Formaggio, il prosciutto. Bene, adesso ultima e poi le vado, lavo sicuramente le mani prima, poi mezzo limone grattugiata sopra e poi dritte in forno. Ovviamente fino adesso io non ho salato niente, perché li salo sopra, all'ultimo proprio. Allora, usiamo la pinza, facciamo quelle un po' più professional ogni tanto. Allora, così. No, questa si rompe. Bene, ora scorza di limone. Ok, dopodiché sale, e olio, qui ve lo dico già, abbondante. Olè, benissimo. Poi, adesso ci ho ripensato, ci voglio mettere pure il pepe, ma lo mettiamo dopo, a fine cottura, che è forse anche meglio. Allora, in forno 180 gradi per 20 minuti / 25. Ovviamente adesso io qua sistemo un attimo e ci rivediamo tra 20 minuti. A tra poco! Bene, sono passati i nostri 20 minuti, è momento di sfornare le nostre zucchine. Già l'odore, ragazzi, non potete immaginare, anzi sì, perché poi le replicherete. Allora, tanto appoggiamo qui, che belle, sono super dorate, adoro. Allora, andrò a prendere un bel piatto. Così le mettiamo qui, così, no, anzi, sempre di nuovo la mia bellissima pinza. Allora, ups, ovviamente non è che ci serve l'impiattamento da chef, non ce ne frega niente, noi facciamo le cose casarecce, tanto io ho detto, non sono neanche quasi una cuoca, semplicemente una che ha la passione per la cucina. Allora, un po' così sparse, carine. Là. Così. No, questa si è girata. Vabbè, ce la faccio. Ok. Adesso, cosa faccio? Allora, intanto aspettiamo un attimo che si raffreddano qualche minuto, perché sono, come ho già detto, ustionanti. Pepe. Poi, se vogliamo
un'altra spolverata di parmigiano, perché meglio abbondare, sempre in tutto. Perfetto. Poi se vogliamo fare l'impiattamento carino, facciamo questo tocco un po' così, andiamo a mettere qualche fogliolina di menta, ma giusto per, cioè non è necessario, ma perché vogliamo fare i gourmet ogni tanto, ci piace. Quindi qui sotto così. Ok, e poi ovviamente se vi piace il limone, una volta anche cotte, si può andare a passare una piccola grattugiata, perché sulle zucchine a me il limone e la menta piacciono tantissimo, non so voi. Perfetto. Così. Adesso prenderò un piattino più piccolino, così non roviniamo la composizione, e faccio l'assaggio, perché a quest'ora, come ben sapete, non è più assaggio ma è pranzo. Allora, piattino. Ok, leviamo pure questo. Pam pam pam, posate. Ci siamo, la più croccantella. Allora, questa. Perfetto. Allora, ce la faccio, sì. Allora. Assaggio. Dicevo assaggiamo, mi avete corretto, quindi adesso dico assaggio, perché giustamente sono qui da sola. No, non ce la faccio. È troppo bollente, ragazzi, voi mi state facendo... Vediamo. Davvero buonissima. Ovviamente, come tutte le mie ricette, io ve le consiglio, replicatele a casa. Questa qui si può anche alternare la zucchina, perché ci sono molti che ovviamente non sono fan della zucchina. Allora, se non vi piace la zucchina, vi do qualche consiglio: potete farlo con le melanzane, potete farlo con la verza, potete farlo con la bieta, ovviamente a foglia larga, giusto tanto imbagnata così, e poi la mettete al forno. Ci sono tantissime, anche il radicchio, ovviamente tra un po' è di stagione, quindi ci sono tantissime altre verdure che voi potete usare anziché la zucchina. Poi, come vi ho già detto, potete anche replicarlo usando un altro tipo di salume o formaggio in base ai vostri gusti, e lo trovo un metodo veloce e furbo per far mangiare ovviamente un po' di verdure ai vostri bimbi. Poi è anche una cosa dove unisci contorno e proteina, quindi può essere anche per un pranzo veloce, se lo dovete portare in ufficio, oppure se non avete voglia assolutamente di cucinare, o se anche non sapete cucinare, perché questa cosa letteralmente è una composizione, lo mettete al forno, lo condite bene e fate anche voi una bella figura con i vostri ospiti a cena. Allora, io ovviamente do un altro morso, perché qui ho fame, visto che ormai è più di mezzogiorno. Pazzesco, è veramente buono, cioè alla fine sa tipo proprio di toast, come ho detto prima, è una specie di toast con la verdura, ma sa veramente di toast. Vi do un'altra volta tutti gli ingredienti, così ve li potete segnare. Quindi per questa ricetta di zucchine ripiene, cotto e formaggio avrete bisogno di 2 zucchine, 120 g di prosciutto cotto, 100 g di formaggio a fette, del pan grattato, in questo caso senza glutine, un limone per usare la scorza, parmigiano grattugiato, olio, sale e pepe quanto basta.
Un'altra cosa che vi voglio dire, per chi ovviamente non sa cosa preparare per amici celiaci come me, questo è proprio l'ideale perché andate semplicemente a sostituire solamente il pan grattato, poi il resto è tutto già senza glutine e quindi senza che vi cimentate su pasta, farine, oddio, ma com'è? Perché ovviamente è più complicato, non sapete come gestirla, in questo modo è semplice, anche per a livello di contaminazione, non avete granché di cose da andare a pulire, disinfettare, comprare nuovo, letteralmente comprate del pan grattato nuovo, senza glutine, e poi fate la composizione dei toast, lo infornate e quindi a livello anche di logistica e contaminazione siamo a posto. Così anche oggi abbiamo salvato una cena per i nostri amici celiaci invitati last minute e ovviamente per chi non sa cucinare questo è proprio facile da cuocere. Io ovviamente vi lascio, buon pranzo a tutti, ci vediamo domani con una nuovissima ricetta senza glutine qui a Fuori Menù nella mia cucina rosa. Buona giornata a tutti!